Care italiane, cari italiani, un altro anno si è concluso. Un anno strano, un anno di transizione, un anno pregno di avvenimenti che si merita un predicozzo maleaugurante. O meglio, non se lo merita, ma è ciò di cui ha bisogno. Ok, forse non è neanche ciò di cui ha bisogno, ma mi annoio, quindi sti c***o. Benvenuti a Predicozzi, monologhi non monotoni sull'attualità a cura de Il Canale di Gross. Il 2022 si è aperto nel solco della pandemia, che ci accompagna ormai ogni giorno come un vicino di sedile in treno che sale dopo un turno di 12 ore da stalliere con cena al sacco a base di cavolo al vapore. Biglietto non rimborsabile e senza cambio posto. All'inizio ci eravamo illusi che la pandemia ci avrebbe reso più umani, più altruisti, più razionali. Oggi, alle soglie del 2023, ci troviamo a dover leggere i commenti di Concettina 76 da Vergate sul Membro, che ci dà delle pecore lobotomizzate perché ci ostiniamo a chiudere gli occhi di fronte all'elite globalista che ci impedisce di parcheggiare la nostra auto a carbone sulle strisce disabili davanti al Duomo in ZTL. Anche Mattarella, il collega rettiliano pagato da Soros che ci tiene compagnia col discorso di fine anno, l'anno scorso si era illuso. Si era illuso che fosse il suo ultimo discorso da Presidente della Repubblica, esordendo nel proprio predicozzo di fine anno con la frase «Tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio mandato da Presidente». Poi, a febbraio, dopo numerosi tentativi infruttuosi, è cominciato il Mattarella bis, con tanti saluti all'agognata pensione del nostro capo di Stato e partiti rassegnati ad un sequel dello stesso film dopo settimane passate a litigare. Ci hanno provato in tanti a soffiargli il posto, eh? In principio fu Berlusconi, poi cominciò il movimento Donne al Quirinale, per fortuna non nel senso voluto da Silvio, che già si era proposto di affittare un pullman di soglie. Ma alla fine a spuntarla è stato nuovamente Sergio da Palermo. Il mio primo augurio non può quindi che andare al nostro presidente, affinché la prossima volta possa andare finalmente in pensione magari in tranquillità, senza che nessuno lo debba insultare dopo aver letto un meme in low quality trovato su un gruppo Telegram di complottisti. Così che magari non ci sia neanche la necessità di un Mattarella tris con l'innesto di elementi transumanisti che lo trasformino nel primo presidente cyborg al mondo. Un'altra amica che abbiamo conosciuto a febbraio e che temo ci porteremo anche nell'anno nuovo è la guerra in Ucraina, uno degli eventi più catastrofici a livello umano, civile, economico e politico degli ultimi tempi. Almeno tra gli eventi di cui ce ne freghi qualcosa, quindi non quelli che coinvolgono qualche tiranno in quei paesi da cui poi provengono gli immigrati che ci rubano il lavoro. La catastrofe più grave però legata al disastro in Ucraina è chiaramente l'aver portato le luci della ribalta sulle gestualità del professor Orsini, il sex symbol dagli occhi di ghiaccio bramato segretamente da ogni casalinga italiana grazie al suo status di perseguitato dai media, amore non contraccambiato perché il professore naturalmente è innamorato solo di se stesso. Sempre a febbraio, la malefica agenda gender ha messo a segno un altro punto della propria lista, con la vittoria a Sanremo del duo Mahmood e Blanco, che assieme ai Maneskin, che se ne vanno ormai in giro per il mondo a macinare successi grazie al fatto di essere dannatissimi e maledettissimi, sono gli artisti che più hanno dominato il 2022, oltre all'astro nascente Tananai, artista poliedrico dai ritmi incalzanti che condivide con me l'incredibile capacità di stonare in tutte le proprie canzoni e di avere delle occhiaie da tossico anche dopo 14 ore di sonno. Per fortuna la famiglia tradizionale si è presa la propria rivincita a marzo con lo pseudo matrimonio tra Berlusconi e Marta Fascina, a ricordarci che l'età non conta nulla se c'è amore, rispetto e stima reciproca. Soprattutto se la partner è un talento talmente cristallino da riuscire a portarsi a casa un posto da deputata a Marsala senza averci mai messo piede. Ma d'altronde il 2022 è stato anche l'anno dello smart working, quindi ci sta. Ad aprile si apre finalmente la lista degli eventi di cui non me ne frega una beata fava, con il ritorno della Via Crucis di persona e in presenza con i fedeli, dopo i 2 anni di sospensione per via della pandemia. Ecco, non fregandomene una fava non saprei cosa commentare, quindi direi di proseguire con maggio. È stato un maggio di scienza,
con la prima foto di un buco nero, un maggio d'arte con l'Eurovision che si è tenuto a Torino e un maggio di sport con la vittoria dello scudetto da parte del Milan. E parlando di sport, il 2022 si rivelerà poi essere un anno grandioso per tanti sport. Sarà l'anno del mondiale per l'atletica leggera con più medaglie degli ultimi 19 anni. L'anno dell'europeo della ginnastica artistica femminile, l'anno del medagliere che vede prima l'Italia agli europei di nuoto a Roma, l'anno in cui la nazionale italiana maschile di pallavolo vince il mondiale e l'anno in cui l'Ital Rugby finalmente vince una partita del 6 nazioni dopo 36 sconfitte di fila. Ma di queste vittorie non ce ne può fregare una fava, perché il 2022 sarà anche l'anno in cui l'Italia del calcio non parteciperà ai mondiali per la seconda volta di fila. Ed essendo il calcio la vera religione di Stato, non posso che cospargermi il capo di cenere ed esprimere il mio più grande rammarico. Anche perché un'altra drammatica notizia poi ha riempito i rotocalchi, sempre relativa al calcio. E non sto parlando del Qatar Gate, chi se ne frega delle mazzette sporche di sangue che girano nel mondo del calcio, ma sto parlando della separazione tra la coppia più famosa d'Italia, il capitan Francesco Totti e sua moglie, la bellissima Ilary Blasi. Anno agrodolce anche per la cultura che, da un lato, ha dovuto salutare Piero Angela ad agosto e dall'altro ha abbracciato nuove scoperte che purtroppo non saranno raccontate da lui, come i 24 bronzi scoperti a novembre a San Casciano dei Bagni. L'ambiente nel 2022 ha continuato a piangere lacrime amare come negli anni precedenti, con l'Earth Overshoot Day anticipato al 28 luglio, in controtendenza con l'aumento della popolazione mondiale che a novembre ha sfondato la soglia psicologica degli 8 miliardi. Parlando di Italia, abbiamo anche assistito alla crisi della siccità, cominciata a giugno e con il Po che ha raggiunto i minimi storici, ma abbiamo anche assistito ad oltre 250 eventi estremi, più 27%, rispetto al 2021, come ad esempio il crollo della Marmolada, l'alluvione nelle Marche o la frana ad Ischia, ma hey, Greta Thunberg è una rettiliana pagata dall'elite, quindi... L'ultimo capitolo di questo predicozzo di fine anno non può che essere riservato alla politica esecutiva nostrana. L'anno è iniziato sotto il segno del governo Draghi, che ha governato per ben 17... mesi, lasciando poi dimettendosi a luglio e lasciando effettivamente dopo 3 mesi, confermando gli stilemi della politica italiana, che è molto legata alle proprie tradizioni, quindi una volta che vede un rischio di stabilità, per fortuna anche quest'anno ce ne siamo liberati. A settembre si sono poi tenute le elezioni, che ci hanno regalato il primo presidente del Consiglio, donna, Giorgia Meloni, capo di un governo in carica da meno di 3 mesi, ma che già ci ha fatto intuire la linea progressista dei prossimi anni, parlando di guerra ai rave, guerra ai pagamenti elettronici e ritorno della leva militare. Solo il tempo saprà dirci se sarà un buon governo, ma per ora quello che posso dire è che dalle elezioni ne siamo usciti tutti sconfitti. E non parlo dei risultati politici, ma parlo del fatto che siamo stati costretti ad assistere allo sbarco su TikTok dei politici italiani, i cui reparti di comunicazione sono stati in grado di regalarci perle del cringe, in grado di inserirli nel pantheon delle divinità, sullo stile di Andrea Di Pre e Giuseppe Simone. A dire la verità, ho un po' paura della piega che potrebbe prendere questa continua rincorsa dei social da parte dei politici. Voglio dire, non vorrei che la prossima volta dovremmo assistere ai politici su OnlyFans. Ecco, quello potrebbe essere una rinascita per Silvio e la definitiva distruzione della sinistra. Voglio dire, ve li immaginate Letta e Calenda a fare le e-girl nelle vasche da bagno? Ed è con queste splendide immagini che desidero salutarvi. Non posso che farvi i miei migliori auguri per il 2023 in compagnia del mio libro Cascina Speranza. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere un governo populista? Link in bio. Buon anno a tutti. Buon anno a tutti voi e alla nostra grande Italia. Predicozzi è un podcast de Il Canale di Gross. Mi trovate su YouTube, Instagram, TikTok, Telegram e pure Waveful. La soundtrack è a cura di Tecnoaxe. Trovate tutti i link per approfondire nella descrizione.